Patologia cronica progressiva invalidante. La sclerosi multipla è una grave malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca alcuni componenti del corpo come fossero agenti estranei, soprattutto la guaina mielinica che circonda i nervi, che viene distrutta formando delle cicatrici e lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Nel mondo sono circa 3 milioni le persone colpite, in Europa 600.000 e in Italia 110.000. Nel nostro paese purtroppo si registrano circa 3.400 nuovi casi ogni anno e l'età di insorgenza è tra i 20 e i 40 anni e più colpite sono le donne. Si parla di dati e di nuove opportunità terapeutiche per la sclerosi multipla a Londra, nell'European Committee for Treatment and Research of Multiple Sclerosis. Si parlerà di qualità della vita e sclerosi multipla. Devo dire, nell'affrontare questo argomento, che mi piace iniziare con quella che è la mia storia personale con questo tipo di ammalati. Nel 1993, quando è uscito il primo lavoro sull'interferone beta-1b, in realtà sembrava che qualche cosa potesse cambiare da lì a poco per i pazienti con sclerosi multipla, perché io che sono neurologo e anche fisiatra, ecco, ricevevo questi pazienti per lo più in carrozzina per avere la prescrizione da parte loro o di ausilio, comunque di trattamento riabilitativo, o di terapie sintomatiche che poi avevano scarso impatto, scarsa valenza sulla vita di tutti i giorni per i pazienti. Dal 93 in poi molto è cambiato, in realtà dagli interferoni e poi soprattutto con gli ultimi farmaci, alle classiche domande quando i pazienti vengono nei nostri studi, ecco, come sarà la mia vita fra un anno, fra 2 anni o fra 10 anni, noi non abbiamo più tutte quelle remore che avevamo 20 anni fa, perché con i nuovi farmaci che abbiamo, con tutti questi farmaci a disposizione, in realtà negli ultimi anni siamo stati nelle condizioni di poter dire ai pazienti che il loro futuro non ci preoccupa, anche quando nella malattia abbiamo elementi cattivi di presentazione, molte lesioni, riacutizzazione della malattia e che lasciano qualche segno di disabilità. Il problema adesso è che, qual è? Quello di andare ad individuare dei farmaci adatti nelle diverse fasi della malattia per fare in modo che queste riacutizzazioni siano meno frequenti e che soprattutto lasciano meno sequele, lasciano meno danni, in maniera da poter utilizzare ancora di meno le terapie sintomatiche non farmacologiche, ed in particolare la riabilitazione di cui parleremo tra un po'. In questo senso la qualità della vita, che è proprio un termine ampiamente abusato, no? Tutti quanti parlano di qualità della vita senza in realtà forse sapere effettivamente quello che significa questo concetto. Che questo concetto non significa semplicemente che il paziente ha una condizione di salute e di benessere fisica e psichica ottimale, va ben oltre, ha a che fare anche con quello che è l'impatto, la relazione che ha il paziente nella microcomunità sociale, quindi parlo del suo ruolo all'interno della famiglia e anche di quello che lui può sviluppare come attività lavorativa. Non a caso il regolatorio, cioè le strutture che di fatto poi danno la licenza di utilizzo di un determinato farmaco, incitano e invitano sia le companies, cioè le società che sponsorizzano gli studi, che anche i clinici, ad occuparci di qualità della vita, cioè che è proprio la prospettiva del paziente. La qualità della vita è semplicemente quello che il paziente dice di essere e quindi quello che ha veramente valore per il paziente. E quindi da parte nostra si deve fare uno sforzo, da parte nostra come neurologi si deve fare uno sforzo importante per sentire quella che è la percezione del paziente della malattia, perché il paziente è esperto del suo stato di malattia, mentre noi siamo esperti come neurologi di quello che la malattia può determinare in termini di carico lesionale, quindi di lesioni specifiche, e in termini anche di disabilità. E questo però è opportuno che lo si faccia ben capire anche ai pazienti. Quando il paziente sta bene, noi magari poniamo un certo tipo di farmaco perché pensiamo che la malattia possa evolvere in un determinato modo. E non è facile avere questa buona interazione e questa buona comunicazione con il paziente. In Italia, da questo punto di vista, siamo avvantaggiati perché abbiamo dei centri che sono quasi del tutto completamente dedicati
alla diagnosi e alla cura dei pazienti con sclerosi multipla e quindi c'è veramente una presa in carico del paziente e questo processo di comunicazione è un processo di comunicazione continua, quasi un processo di educazione continua, quindi che permette a noi di poter recuperare alcune informazioni che magari abbiamo dato prima frettolosamente e che adesso il paziente può recepire e quindi restare all'interno di questa alleanza, proprio un'alleanza terapeutica che viene a stabilirsi con il medico e con il centro per cercare di ottimizzare ancora una volta quella che noi chiamiamo qualità della vita e quindi in questo senso va misurata per andare a capire quale sia l'impatto dei farmaci e quale possa essere l'impatto del trattamento riabilitativo. L'impatto dei farmaci consideriamo anche gli eventuali effetti collaterali che i farmaci possono dare e questo certamente ha un'influenza importante perché alcuni effetti collaterali veramente peggiorano la qualità di vita del paziente al punto che il paziente non è più aderente al trattamento farmacologico e di questo noi dobbiamo tenere conto, quindi avere dei farmaci che possono migliorare l'aderenza, cioè restare in terapia, significa garantire, comunque dare maggiore garanzia al paziente che la sua malattia possa essere tenuta sotto controllo. Questo per quanto riguarda i farmaci che agiscono sull'evoluzione della malattia. Poi certo, tutto il capitolo della riabilitazione abbiamo dimostrato, ma in tempi ormai lontani, parlo di studi della fine degli anni 90 e dei primi del 2000, quindi di 15-20 anni fa, che il trattamento riabilitativo, soprattutto fisico, è in grado di migliorare la qualità della vita proprio andandola a misurare con scale specifiche di qualità della vita, tipo scale quale la 54, che è una scala che è stata validata proprio in Italia, quindi per l'analisi di questo tipo di misure particolari che ancora una volta dico, vanno a cogliere quello che il paziente pensa e percepisce realmente del suo stato di malattia. Recentemente abbiamo in letteratura un certo numero di lavori, una cinquantina di lavori, ecco, non sono poi tantissimi, perché questo capitolo sta appena nascendo, sulla riabilitazione cognitiva. E qui il discorso diventa forse ancora un po' più affascinante, perché la riabilitazione cognitiva finora viene affrontata e viene somministrata sui pazienti con la forma recidivante remittente di malattia. Però noi sappiamo che il paziente è più lento, ha maggiore difficoltà a prendere decisioni, ha qualche problema di memoria, qualche problema di attenzione. Il paziente non è demente nel senso stretto del termine, però è semplicemente più lento. E allora cosa fare per questi pazienti? Ecco che ci viene in aiuto la riabilitazione cognitiva prendendo proprio a spunto quello che è stato fatto in malattie più frequenti, quali possono essere l'ictus cerebrale oppure gli esiti del trauma cranico. Però il modello della sclerosi multipla è un modello diverso, perché mentre l'ictus, il trauma cranico, sono malattie a un colpo, quindi che danno delle sequele, quindi dei danni che sono quelli e sono cristallizzati, nella sclerosi multipla c'è un continuum, quindi la malattia può andare in evoluzione e quindi questi sintomi possono cambiare. E la riabilitazione cognitiva si comporta in maniera diversa nei pazienti recidivanti remittenti rispetto ai pazienti progressivi e qui veramente dobbiamo fare uno sforzo grosso di scegliere e fare un ordine di prioritizzazione, cioè mettere in ordine gerarchico quello che conviene di più al paziente. Perché dico questo? Perché mentre il recidivante remittente, se viene stimolato dal punto di vista cognitivo, va a compensare e non perde altre funzioni, e sottolineo non perde altre funzioni, il paziente in forma progressiva, sia che sia nella forma secondariamente progressiva che nella forma primariamente progressiva, quando viene stimolato dal punto di vista riabilitativo, attiva determinate aree cerebrali extraneurali rispetto a quelle che sostengono quella precisa funzione, che toglie al paziente altre funzioni. In altre parole, io il cervello posso allenarlo, ma non sempre va bene, perché il cervello non è un grande hangar, un grande magazzino dove noi possiamo buttare alla rinfusa tutto quello che vogliamo. Possiamo metterci delle cose, ma dobbiamo fare spazio per metterne altre e questo è il caso delle forme progressive. E su questo però devo dire che ancora la scienza, la comunità medica non riesce a dare delle risposte sufficienti per poter dire cos'è meglio fare.
Certamente sappiamo che sulla funzione cognitiva che è maggiormente intaccata nei pazienti con sclerosi multipla, che è il rallentamento della velocità di processazione delle informazioni, qualunque attività riabilitativa, se questa funzione è lesa nei pazienti progressivi, va a rallentare questa funzione. Quindi quando deve prendere una decisione, anche se ho pensato di allenarlo, in realtà lo sto facendo tornare indietro. E quindi dobbiamo veramente discutere col paziente e mettere, come ho detto poc'anzi, no, in un ordine gerarchico cosa ci conviene fare. Sicuramente, questo è l'ultimo messaggio che voglio dare, anche al paziente a cui abbiamo fatto appena la diagnosi, ecco, renderlo proattivo sin dall'inizio. Renderlo proattivo sin dall'inizio sia con un'attività fisica adattata, quindi non necessariamente riabilitazione, e anche con un'attività cognitiva che può essere anche il gioco delle carte, il cruciverba, leggere dei libri, che significa tenere alta quella che è la riserva cognitiva. Con l'attività fisica adattata, tenere alta l'attività fisica. Queste due funzioni che si chiamano riserva fisica e cognitiva, è stato recentissimamente dimostrato, abbiano un valore importante di contrasto sull'evoluzione della malattia, non solo sulla funzione e sul funzionamento globale della persona, ma contrastano attivamente sulla malattia. Oggi nell'arsenale dello specialista di questa alleanza medico-paziente c'è ocrelizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato sperimentale progettato per colpire in maniera selettiva le cellule B CD20 positive, un tipo specifico di cellule immunitarie considerate tra le principali responsabili del danno alla mielina che si osserva nella sclerosi multipla e che determina disabilità. In occasione proprio del 32° congresso dell'European Committee for Treatment and Research on MS, sono stati presentati i risultati di nuove analisi di 3 studi. L'ocrelizumab sicuramente è un farmaco che stiamo attendendo, in quanto è un farmaco che per la prima volta ha dimostrato di far qualcosa anche in quelle forme orfane di terapia che sono le forme progressive primarie, ma forse anche nelle secondarie. Attendiamo ora questo rilancio anche della cladribina, si è parlato molto durante questo congresso, che era stato momentaneamente ritirato per diciamo, preoccupazioni circa la sicurezza, ma pare che queste preoccupazioni si siano man mano ridotte rianalizzando i dati anche nel più lungo termine, e quindi anche questo farmaco, anche la comodità di una somministrazione endovenosa per pochi giorni il primo anno, per pochi giorni il secondo anno, quindi diciamo che il paziente rimane poi libero anche dal pensiero, quindi psicologicamente spesso il paziente rifiuta la terapia perché ricorda la malattia. Questa somministrazione breve in alcuni farmaci come la cladribrina può essere sicuramente vantaggioso anche sotto questo aspetto. Poiché controllare i segni clinici e subclinici dell'attività di malattia è cruciale per far davvero la differenza per una persona con sclerosi multipla, intervenire tempestivamente diventa una priorità. Iniziare un trattamento precoce significa fare prevenzione e non curare, quindi prevenire ulteriori o ridurre ulteriori attacchi dell'infiammazione da parte dell'immunità e quindi di conseguenza ridurre la progressione della disabilità e l'accumulo di disabilità. Questo una serie di studi ha dimostrato in maniera inconfutabile, anche studi che abbiamo fatto nella real life, dove abbiamo potuto seguire per più di 10-15 anni il corso della malattia, abbiamo potuto constatare, confrontando chi è iniziato prima e chi è iniziato dopo un anno dall'esordio di malattia, che l'andamento è migliore in chi ha un esordio di trattamento più precoce.